cucciolotto da amare. Consigli per accogliere in famiglia un nuovo amico a quattro zampe. Questo libricino, piccolo e prezioso, nasce dalla volontà dell'editore Pizzardi, che da sempre con EMPA diffonde educazione e cultura per l'accoglienza degli animali. Oltre alla versione scritta, letta da molti, esiste adesso una versione parlata, recitata da chi? Da un altro grandissimo amico degli animali, un attore che non ha bisogno di presentazioni, che si chiama Massimo Wertmüller e che dedica la sua vita, oltre che alla sua professione, in pari misura all'amore per gli animali. Abbaio acuto o ripetuto? Parlargli gentilmente, senza urlare, per fargli capire cosa sta sbagliando. E lui, a poco, ti capirà. Quando mi ha chiamato l'EMPA, io sono corso a fare questa voce per il libretto che aiuta a educare, tenere accanto a sé i cuccioli di cane, che aiuta soprattutto i bambini a farlo, ma utile anche per gli adulti, accompagnato dalle musiche di Enrico Giaretta e anche stampato, editato dalla Pizzardi Editore insieme all'EMPA. E io sono corso perché mi piace rendermi utile e lo farò sempre, appena posso, appena potrò, per gli animali, per i diritti degli animali e per loro. Anche perché quando arriva un cucciolotto dentro casa o arriva in un quartiere, per esempio, quel quartiere si colora, si anima, diventa più vivo. Cucciolotto da mare è un audiolibro che nasce come libro, come libricino per avvicinare in modo corretto i bambini a un animale quando entra in casa. Ci abbiamo messo qualche musica perché poi alla fine io di mio quello posso fare e ci abbiamo messo tanto amore affinché questi animali continuino a starci vicino anche a noi adulti e a regalarci qualche colore in più, perché senza animali la vita è diversa, così come senza musica. Secondo me non si può vivere senza musica, non si può vivere nemmeno senza gli animali. Spero che vi piaccia e spero di incontrarvi presto in qualche rifugio dell'EMPA o in qualche canile che sia dell'EMPA o che non sia dell'EMPA. Dovunque ci sia un cagnolino o un animale da prendersene cura e condividere con loro un percorso che poi arricchisce sia l'animale sia l'umano. Quindi buona lettura a chi legge, buon ascolto a chi ascolta e buona lettura e buon ascolto a chi decide di leggere e ascoltare.